arrivato il momento di andare, ragazzoni, dai miei grandi amici della Tomodachi. Ciao Darione! Al calcio, l'Inter. Di cosa state parlando? Nanni sta tirando la Tomodachi per l'Inter. Mi sta criticando perché non guardo la Champions e faccio live. Ma quindi Nanni non viene per la Champions? No, mamma, si verrà, penso. Tipo, devi stare zitto adesso, anche se non è bello, se non viene Dario, penserà che sia per la Champions. Bravo, ma più che altro... Sicuramente per la finale di Champions non ci sono per nessuno, ma per una fa... Ci sono sei squadre, oh, ma figurati se determinante questa. Ciao, ciao Nanni. Ciao. Mario, ho visto la chiamata, scusa, stavo guardando l'Inter, ma era... eccoci qua, dai. Sì. Ciao ragazzi, alla prossima, buonanotte. Buonanotte Darione. Notte mille. Notte mille non vuol dire nulla. Notte mille, va bene, andiamo bene. Oh, ti avevo chiamato. Oh, ciao Mattia. Come stai? Ciao ragazzi. Bene, voi? Come va il matrimonio? Divorzio? No, non è sempre quello il matrimonio, non abbiamo ancora divorziato. No. Sono sempre uguali. Come va il tuo matrimonio, Dario? Benissimo, grazie. Ok, mi fa molto piacere. Ma che facciamo oggi? Il supermarket, ci riproviamo. Ah! Sì. Ma... Non c'è Vic, siamo solo noi, ragazzi. Ok, vabbè. Arriva su Viking tra poco. Fa nove anni di stream oggi, Viking. Sì. Minchia, sono serviti a tanto, devo dire. Guarda che condizioni salutari verti adesso. Che cazzo ti permette? Oh! Accendo supermarkets? No. Ma Mario vuole fare delle chiacchiere. Allora, Mario, siccome vuoi fare delle chiacchiere, dimmi, cioè, dici qual è il tuo argomento, di cosa vuoi parlare? Allora, sentiamo l'argomento. Ragazzi, più tempo passa, più il nostro compleanno diventa una prassi. Vabbè, non hai argomenti. Vabbè. No, dai, dammi un attimo di fiducia. Cosa significa che diventa una prassi? Esatto, una prassi, cioè una cosa che succede e basta, che non è speciale. Una ma consuetudine. Fa parte del quotidiano, una consuetudine, esatto. Quindi, secondo me, più tempo... Tanti auguri a Vikings per i suoi 9 anni di stream. Auguri, Viking, grazie di cuore veramente di tutto quello che hai fatto su questa piattaforma che non ti è mai stato riconosciuto dalla piattaforma stessa. Altri grazie. Che andata devastante. Altri 9. Un comitato. Icoria. Bello quel set lì, devastante. No. Visto che diventiamo sempre più vecchi, compriamo meno speciali, no? Quindi anche i regali, quello che vogliamo, ci viene più da dire, vabbè, dai, lascia fare. Ma stai cercando di fare un regalo a qualcuno e stai cercando di capire cosa gli piace? No. Ma sembrava così. Scusa. Tu volevi un argomento e io l'ho creato. E quindi, qual è il regalo che voi avete sempre voluto, ma no? Io sono grato di essere vivo. Cioè, questo è un bellissimo messaggio. Mia, molto ultimamente, da quando inizia. Un messaggio molto positivo. Da quando sei diventato un inviato delle Iene. Bel messaggio, ragazzi. Mia madre! No, ho preso una cosina per la maratona. Cosa hai preso? Non te lo dico. No, la cocaina, no, Nani, ti ho detto no, che non te la cocaina, era l'eroina. Ah, ok. Comunque, ragazzi, oggi sgago con McDonald's con i nuovi bomboloni a crema. Caffè. Ma veramente? Questo è nuovo, si chiamano Mac Pop, Mac Fava. Dentro c'hanno la crema, davvero? Ma chi è che ha messo a Pois? Per esempio, qualcuno ha scritto in chat, sicuramente da qualche parte, che cosa sta facendo con quelle mani data? Si sta rollando una canna? Oppure Nanni, guarda, la mista, eccetera. No. Oh, Matteo, ma caga, i dolcetti di Halloween, Diego! No. Le galatine, bro, devastanti le galatine, che schifo, cazzo. Le galatine. Mangi ma stanno di latte merdoso. Bro, Nanni, ma... Le galatine, cazzo. Nanni, a Pesco c'erano i bambini che venivano a raccogliere caramelle di Halloween? Guarda, ci sono rimasto molto male perché ho fatto la spesa prendendo le caramelle aspettando. Lo sai anch'io, io e Agnese siamo andati al supermercato apposta. Neanche uno stronzo ha suonato. Siamo abbastanza americani. Ma anche a Ponte d'Era? Ma c'avevo ragazzi una roba che se mi suonava un bambino moriva di diabete. Sì, ho preso tutti, ho preso i ciucciavelli del Conte Dracula, tutte le cose, niente, nessuno. Vabbè. Ma perché ci sono tanti ragazzini che passano a fare dolcetto e scherzo? Ma qua è paese, sì. Ma nessuno ha mai visto. Ma 10.000, non sono più 10.000, sono molte meno. E non sono diventato matto, sono scaduto e non sono impazzito, ragazzi. Il titolo Apocalisse, abbonamenti dopo. No, Armageddon, abbonamenti.
Non me ricordo, non me ricordo. Non io noi abbiamo gli attori. Ah, sì, vabbè, attori. Cioè, comunque, abbiamo sì. Visto The Visit. Ah, ok. No, io ho visto ieri Long Legs, molto molto figo. Com'è? Molto figo, molto figo. Ok. Ma Substance che ne pensi? Che ne pensate? A me è piaciuto tantissimo anche quello. Ok. Cos'è? Substance, ma ultimamente io che non amo, non sono un amante dell'horror fissatissimo. Cioè, Silent Hill 2 mi sta garbando un botto. Substance mi ha garbato un botto. Long Legs mi ha garbato un botto. Tripletta horror a caso nel giro di un mese. Mi ha garbato tutto. Ma io ho beccato The Visit, che era un botto. Non guardavo un film di Shyamalan. Come cazzo si chiama? Ok, l'ultimo, no? The Visit. Molto bravo. No, non lui. È l'ultimo. Non è, no? È il primo dopo. Dopo tutta l'ultimo la è quello sua de... catastrofica serie di film di merda. Tipo. Il Dominatore dell'aria. E poi se ne è riuscito con The Visit. Mi sono piaciuto tutti, poi. Anche il dominatore dell'aria pure è bellissimo. Tantissimo da ragazzino e provai tanta tanta paura con Science. Mi inquieta parecchio. Sì, quello là di... Anche se è un meme Science. Su TikTok, tra l'altro. È quello di... Mario Dio Bono, quello dei cerchi nel grano con Mel Gibson. Rete. Porca troia. Quello della montagna e la spiaggia dell'età. Quello è Merda, zì. Old? I segreti old. Di Borotto Mountain. No, quello è un altro. Dei cowboy che se lo mettono nel culo esatto. E sbornano dentro. Beh, old. Oh, si chiama Old? No, è una merda quel film lì. Old è una merda. Non ti è piaciuto, King? No, mi ha fatto cagare al cazzo, raga. Inguardabile. Pure di coglioni. Devastante. Oggi ho bannato un ragazzo che sono andato a vedergli il curriculum. Mi aveva scritto il 2 agosto che gioco da... Una parola che non posso ripetere. Sono andato a vedere che gioco stavo facendo il 2 agosto. Era esattamente Outer Wilds. Erano 7 giorni, sono diventati perma. È diventato permaban. Ma tutti sono inconsapevoli quando giocano The Wilds. Non bisogna. No, no, ho scritto una cosa un po' peggio, ma va bene. Da nerd. Non si riesca a far partire sta cazzo. Io Other Wilds ancora non sono riuscito a riprovare. Ma perché no? Giochi a Silent Hill, trova il tempo di giocare a Other Wilds, lo finisci una settimana. No, sì, Silent Hill è proprio lo stereotipo del gioco che giochi. Cioè proprio ha preso tutto quello che mi garba, tutto. È il papà. Mi garba veramente tanto. Mi sta garbando tanto. Che bazar. Ma lo vuoi giocare però appunto. Vediamo. È che Silent Hill 2 lo devo fare tutti i finali. Quindi chissà. Te sai che Outer Wilds non puoi fisicamente leggere la chat. Cioè non lo puoi fare. Lo è so un gioco, è anche un quello che un po' mi frena. Però ti posso dire che ne vale la pena. Sul più non recente è ma... Non è secondo me non è periodo e secondo me ti farebbe strapiacere non in live. Magari più avanti quando respiro un po' me lo gioco da solo. Ecco, questo sì, potrebbe. Sì. A te sta piacendo Subnautica, Mario? È proprio uno di quei giochi. Sì, mi sta piacendo tanto. Tanto. Non mi ricorda avvelatamente Outer Wilds, ma niente di simile sotto tanti punti di vista, perché un survival Outer Wilds non lo è. Però Outer Wilds ti fa giocare proprio da inconsapevole fino alla fine. Oddio, ti dico, Mario, secondo me, allora, da quel che ho capito con Outer Wilds a livello di misteri, lore, eccetera, non lo raggiungerà mai. Però Subnautica più avanti si apre un po' da quel punto di vista, secondo me ti stupirà, però vedremo. Infatti no, mi sta stupendo da quel punto di vista, però è giusto survival e c'è una storia. Outer Wilds è un'equazione perfetta che capisci alla fine, quindi ti fa giocare proprio da ma che cazzo sto facendo, no? Quindi è figlio di tantissime cose del tipo l'hai fatta quella cosa e non dovevi sapere che dovevi fare quella cosa. Quindi Outer Wilds è il bello è che ti fa vivere il sto vivendo qualcosa che fra 2 anni dirò porca puttana quanto cazzo era bello giocarlo che non sapevo un cazzo. Tu ti rendi conto che stai vivendo il bel momento prima che diventi un bel ricordo. Un po' veramente come Luca Comics, ragazzi. Esatto. No. Di Subnautica ti devi ricordare che è stato sviluppato piano piano nel tempo e ogni parte ha avuto tanto tempo prima di essere di uscire. Quindi tu arrivavi in un punto, poi aspettavi mesi. Io lo ruppi Subnautica. Come Raft quando lo giocammo con la Tomodachi. Piano piano mettevano pezzi e Subnautica fu uguale. E poi alla fine rilasciarono il finale e dici oddio che cazzo di roba è. Il bazar. Anche quello sono bazar, tutti presi un pochino. Nanni te mi hanno detto il in chat bazar. Vuoi fare tutti i finali di Silent Hill 2? No, assolutamente no. Ho già installato il gioco, uno va bene. Quello è carino, bello, atmosfera. Il bazar. Ma scusa Nanni, ma Red Dead Redemption che ne pensi? E Red Dead Redemption l'ho giocato tutto il primo, pure online l'ho giocato, farmavo pure le mount del toro online.
Ho giocato quello zombie e poi il 2, tipo, dopo 20 ore mi sono rotto i coglioni. E allora gioca a COD, scusa, è il gioco 2 perfetto. A Luca abbiamo trovato, abbiamo, vabbè, sponsorizzato in realtà col Mase un gioco, si chiama Flesh and Blood. Io ho sbustato ste due carte, ragazzi. L'ho viste dal Mase, sì. Ma sono incredibili. Queste sì, vista, tutto il resto, vabbè, diciamo che... questa... bellissimo! Beh, no, in realtà no, le altre ma le alternative, le alternative sono incredibili. E gradare si usa per le carte. Ma stai zitto, rincoglionito. Sto per serviva, dire. Cosa genere. Avete visto le carte del nuovo set Pokémon con Eevee? Sì, bello. Ecco, ma dopo, una cosa. Dopo le 7 VMAX ci stava proprio mettere sì. Altre evoluzioni terracristallizzate. 9, scusami. 9. Carino, però Umbreon bellino. Finalmente un bel Umbreon dopo anni. Bello il raccoglitore, ma, no, ma questo, allora, aspetta, questa storia è incredibile, cioè. Ma sono tutte le leggende, tipo prima pagina tutti i è tutto del anni 99-2000. Nanni, ma gli hai fatto vedere, ragazzi, quella roba dell'orso? Parallel? Sì, su pure le grafiche. Azzerol! Ma tu, questo è quello dell'Azzerol, ma tipo set completo Nanni, 15 euro, ma sono bellissime. Ah, 15 euro e basta? Sì, poi. Sì. Buttata. Era un pazzo, le vendeva, buttata lì fuori, presi. Comunque Nanni, tra poco vai in finale di Topic 2, mi sono rotto il cazzo di Sumo Buddha, non c'è mai. Tu ci tra l'altro mi hai chiamato, ho detto no, aiuto, mi sono dimenticato della cosa. No, e invece mi ho fatto, vabbè, non mi ha scritto nulla, mi sa di no. Sono settimane dai. Che Ale mi dice che è disponibile ogni giorno, sono vabbè, quando Buddha, vuoi, non riesco qua. A trovare... sì, ma, allora, sì, sono Buddha, non può venire perché lunedì ci sono le prime anticipazioni, martedì le anticipazioni un po' più approfondite, mercoledì i primi spoiler sul capitolo, certo. Giovedì gli spoiler completi, venerdì c'è il capitolo, sabato approfondimento, domenica dibattito sull'approfondimento e poi lunedì si ricomincia da capo e nelle pause video speciali, quindi come infatti fai? Io spero che Oda muoia. No! Oh, no! Ma avete giocato Windblown? No. Sì. Avete giocato Windblown? Sì. Abbassati un po' di più con la telecamera. Sì, adesso mi alzo. Vabbè, è incredibile. Una trentina di ore, però molto è ancora bello, early access. Veramente, però early access mi dentro del culo, quindi aspetto che esca. Ma io non ho capito. Il ecco, quel gioco lì che è early access, quando bisogna aspettare ancora per l'uscita ufficiale? Ma secondo me comunque se lo giochi sono 30 ore pieni. Un annetto, per ora una ventina di ore. No, allora no. Tanto ora esce Dragon Quest, esce fra pochissimo. Dragon Quest. Certo. Tra una settimana. Ma non l'hai già giocati? Settimana prossima. Tre l'ho giocato nel 2, quando ero bimbo. Ma poi... dì, ma sì, Minecraft, data, hai aperto un altro server di Minecraft, anche te l'hai giocato. Un altro mod, che c'entra? Ah, una mod. Quello è una remaster. Cosa hanno aggiunto? No, il Diplodoco? No, ma che Diplodoco? Ci stanno tutte armi diverse, cioè, si può andare sulla luna! Mr. Minecraft. Ma tu a quanti giochi per pure quello? È vera la storia di Among Us di Death Note? Cioè? Che no, si chiama un gas di Death Note. Ma l'ho detto anche a me, ma non lo sarà so. Una mod. Che vuol dire? Dicono di sì, no, non gioca a parte. Non ho controllato. È uscito ieri, mi sembra. Sì, fa schifo, dicono, però boh. È tipo 2D, se non sbaglio. Ah, quello con i piani riflettenti, pixel. No, non lo sai di cosa sto parlando. Oh, a parte di calmare subito. Ah, ma è uscito Planet Coaster 2. Sì. Bellissimo. No, perché mi ha doppiato Diego, Come nella media. Ciao. Quanto costa? 40 euro. Da costa a costa. No. Bella Diego questa. Più un po' di colla, dai. È uscito l'episodio 12 del bunker di Michele Volpini, l'avete visto? Sai che t'assomiglia molto. O il 13 o il 14, Molteni è quello che canta. No, Molteni è quello che è andato a parlare solo di soldi da Grimbaud, quindi io mi sono rotto un po' coglioni. Solo di soldi da Grimbaud. Guarda che non fa il primo video. Questo non te lo permetto. Scusami. Cos'altro ha detto Mario, senti? Ho capito, scusami, dimmi cosa ha detto. Non te lo permetto proprio. Ho capito, dimmi di cosa ha parlato. Anche di visualizzazioni. Volevo dire che c'è una tempesta di neve in Colorado e un uragano che sta arrivando a Cuba. Ma poi scusami, Diego, ti posso chiedere una cosa? Sì, certo. Batman. Ormai il meteo è diventato una principale, no? Sì. Com'è possibile che tu non abbia ancora preso un cazzo di green screen, tu ci abbia messo una cartina e tu abbia preso un cazzo di bastone per indicare le tempeste che si muovono? Allora, cioè... prima di tutto il bastone ce l'ho sempre ficcato nel culo, secondo me è una cringiata. Ma prendi il green screen e fai muovi i bastoni. Tira fuori un attimo. Ho capito Diego, ma te sei il dio del meteo, quindi ci devi avere il green screen. Il bastone ti va a fare poi. Che sei professionista. Ma va bene, no, quelle che fare gli segnini con le mignotte che indicano. Porco Dio, non ho rotto il cazzo.
calma ragazzi. È un argomento sensibile. Tipo apriamo un canale con tutte le nostre passioni bilaterali e facciamo tipo un servizio di no, 30 minuti no. Con Meteo, Gorilla. Bello. Guarda, tutti non si ricorderanno. Non ci sarebbe nessuno che rispetterebbe un solo appuntamento dopo un video. Tutti canale chiuso, ma vaffanculo, Nanni. La prima volta, dai, veramente. Mezz'ora. Dopo un video, sei molto ottimista. Quindi, dai, una volta andrà bene. Dada parla di Meteo. Poi parla di soldi. Vai, no, Io volentierissimo, quando vuoi. Il mio unico obiettivo è prendere una shitstorm dalla community Geopop. Ma perché, poverini? Cosa hanno fatto? Questo non me lo aspettavo. Così, per scherzavo. Okay. Avete finito tutti i Visage? Tu, Mario, Nanni, l'hai finito? Visage, io l'ho giocato. Un episodio, mamma mia. Nel 2001, Visage. Ma dove cazzo ed era, calmi! Era un capolavoro. Visage, Madonna. Era un capolavoro. Beh, ancora adesso. No, adesso è più una fotocopia. È una fotocopia di Silent Hill PT. No, che cazzo dite? Visage... All'inizio era incredibile, adesso fa schifo al cazzo, secondo me. Ma scusa, come può essere peggiorato col passare del tempo? Perché il capitolo 2 era merda. Il primo è carino. Ucciso in inglese? Ma lo consiglieresti anche a me? A me fanno cagare gli horror e non l'ho giocato. Lo consiglieresti anche a me? Visage è tanto qua. Cioè, non è. Visage è quello che Amnesia ha lasciato agli altri. Questa è una frase che si poteva applicare in qualsiasi contesto, con qualsiasi altro soggetto, probabilmente. Calciatori, supermercati. Paura dei jumpscare. Non l'ho sconfitta. Bella mappa, cioè, Mario, dove si è calato addosso aprendo la mappa? Non hai visto il reel? L'hai fatto lo stesso. Non so nemmeno come cazzo abbia fatto a calarsi addosso premendo M. Io Resident Evil 7, il 2 remake e il 4 li ho giocati, cioè sono cose che faccio difficoltà. Ma non sono horror neanche, sono di ambientazione, ma non c'è niente di horror. Quindi non sono il massimo. Quindi allora c'è qualcos'altro che ti fa veramente paura, non ce la tipo Silent Hill PT l'hai mai fatto? Ma non, ma neanche so cos'è. Sai, ma che non PT, voglio secondo me ma poi PT per trovarlo era un casino, mi sa. Poi Silent Hill l'ho giocata facile. Io ce l'ho una PS3 con PT. Cioè facile, io penso che mostri vadano giù così. C'hanno comunque paura perché stanno dietro gli angoli. La paura, quella rottura di cazzo PT. A te quindi fanno paura i manichini, quelli che si mimetizzano. Tutto fa paura. A te fa paura dei mortuari assisted, per esempio. Vabbè, quello è puro jumpscare. Quello è puro jumpscare. Quello è horror stupido. Quello, se mi permettete, è puro jumpscare. Sai, ma l'ha detto Mattia adesso. Sai qual è l'horror identica più stupido che abbia mai giocato? Quello che sto giocando attualmente, A Quiet Place, per me è una merdata. Pensavo che film non fa paura. Sì, è lo stesso. Non fa paura, fa ridere. Ma l'avevi detto che ti stava piacendo parecchio? No, mi stava piacendo, ma non perché fa paura, capito? E per cosa? E perché poi a un certo punto uno si abbona e faccio grazie per la sabe e muoio perché mi sento. Cioè, quello del microfono. Ah, vabbè, quindi l'hai reso te divertente. Sì, ma è un, secondo me è bruttino invece. Si è bloccato? No, ha fatto... Ah, fa fido. Stavo dubitando. E io, per esempio, non soffro molto, a parte qualche jumpscare anche con il nuovo Silent Hill, i videogiochi, ma i film... mi disturbano, alcuni, non tutti. Per esempio, ieri Long Legs non mi ha disturbato mai, però ci sono quelli un po' più splatterini, tipo Hostel, quella roba lì che mi danno il porto stomaco per una settimana. Merda, quello quella fa me, quella è non mi ha dato particolarmente noia. Io non voglio continuare Sinister perché mi sono cagato in mano. Cioè, la prima cosa, alla prima scena, quello della scatola, ho fatto no, non fa per ma me. Ma secondo voi Nosferatu sarà pesante? No, secondo me sarà secondo me è più thriller. Più che thriller, secondo me sarà sofisticato. Cioè un horror un po' più alla lui, insomma. Okay, a me funzionano, con me funzionano quelli psicologici, tipo Funny Games, non è horror. Ma mi a me quella roba, anche a me quello mi ha dato noia, per esempio. Cos'è Funny Games? Minchia, Poli. Film veramente pesantino. Ci sono due versioni, quella vecchia e c'è una versione nuova. Sono tutte e due clamorose. Quindi guarda quella che preferisci. Cioè, ti disturba tanto. A me è rimasto addosso per tipo veramente un mese dopo che l'ho finito. A me le robe dove ci sono in mezzo i figli, le cose, mi dà un po' fastidio. E tra l'altro, io vorrei conoscere chi ha fatto il marketing italiano, i Funny Games. Perché dissero che era il nuovo Arancia Meccanica, mi ricordo questa roba qui che dicevano attenzione sta arrivando il nuovo Arancia Meccanica, che cazzo dite? Vabbè. Cosa cazzo vuol dire? No, proprio no. Però no, Hereditary mi ha dato noia per una settimana. Davvero, una settimana vera. Mamma sono stato a pensare Hereditary, mamma mia, il mio film horror preferito. Davvero?
Sì, di Ari Aster, sì. Grande regista. Sì. Mi è piaciuto tantissimo. Per me Midsommar è un pochino sotto rispetto a Hereditary. Hereditary, bello però anche Midsommar. Bellissime meccaniche proprio che mi sono veramente piaciute, mi ha rapito. Per esempio la scena di del ragno, intendiamoci, che si vede, che è sempre stato lì. A me piace il riferimento biblico, demoniaco. È tutto sulla cabala, di Satana, le robe. A me ha rapito tanto Hereditary. Secondo me è fatto bene. Ari Aster è proprio bravo. È bravo Ari Aster. Avete visto il corto, quello là, The Strange Case About the Johnson? No. No. Non è un cortino, si trova su YouTube. Dopo guardo se esiste. A me ha disturbato e non so perché, forse perché è una cosa che ho vissuto anni fa. Sarò controcorrente, ma qui non è Hollywood. Non so perché, ma ha disturbato un pochettino. Sono sicuro di averlo visto e non me lo ricordo. Dammi un indizio. Su Michele Misseri. Tutti ne hanno parlato benissimo. No, è bellissima. Ma mi ha disturbato nel senso che mi ha lasciato. Cioè, per un 2 giorni continuavo a pensare a sta cosa perché aveva delle vibes strane, delle robe strane. Non so che cazzo c'ha. È pesante perché comunque poi io ho ripensato a tutto il periodo in cui ero che. 2010, cioè avevo 20 anni, 22 anni. Ho capito anch'io, Mario, però me la so vissuta malissimo quella roba lì. E rivederlo poi, comunque, con gli attori che sono identici, scritto benissimo, recitato benissimo. Cazzo, mi è preso male per 2 giorni per colpa di quella invece roba. A me Midsommar mi ha dato fastidio la scena del vecchio, perché ha visto Midsommar quella col martello. E poi sì. La scena finale mi ha dato veramente. Non lei che ride, perché qua è. Tizio... L'interno. L'interno con, diciamo, l'orso, vai. Sì, l'interno. Io Midsommar l'ho visto. Il finale no, invece sul vecchio non l'ho visto. Midsommar probabilmente lo ho visto veramente tante volte, quindi non lo apprezzo più perché lo so a memoria, però effettivamente cioè, è un horror di giorno, è una figata. È un folk horror. Insomma, non ci sono i jump scare. Cioè, c'è la tensione, c'è l'ansia, sì, c'è però io gli horror, per me sono quelli lì gli horror. Per esempio, quel tipo di tensione di True Detective, no? Della roba che pensi, minchia, ma sta gente fa davvero ste cazzate, no? E quella roba lì di prima stagione di True Detective. Ma anche anche Long Legs è così. Siamo lì. Sì, è sempre boia, ma ti rendi conto e c'è gente così. Sapete qual è l'elemento horror che più mi piace? Vi farò un esempio che magari non hai capito un cazzo. Arcicoboldi. Poi è Arcimboldi quella cosa. L'elemento che mi dà, tipo, avete presente la scena di... Vai. La scena di Il Puzzo, dicevi? No, la scena di Big Mom, il flashback di quando mangia. È vero, un po' disturbato. Non c'è più nessuno, nemmeno il sangue. Quello è un elemento horror che mi atterrisce. La sparizione. Sì, che lo capisci dopo, che capisci un secondo dopo quello che è successo. Quello per me è vero horror. Cioè, la sparizione. L'ha già detto, vero? Sì. Ok, sì. Mi un piccolo loop. Ma come cazzo fate a guardare così tanti film horror? Io mi cago addosso solo l'idea ai film horror. Sono particolari. Io ho visto solo Credo 14 Zero. Sono strani per i belli, Diego, perché poi... No, sono strani nel senso rispetto alla media del cinema, vedi in horror e dici, ma che cazzo è? Cioè, vedi delle cose assurde, non so... Nope, mamma mia, che bellezza. Nope, Jordan Peele. Però non è un UFO, Sovic, non è un UFO. Ecco, a me, quella roba lì mi ha dato solo noia una scena. Cioè, ma che praticamente ho detto porca troia, che palle la scena dell'interno. Mamma mia, bellissimo. Comunque per me Pell ha fatto 2 esperimenti all'inizio. Ass per me no, non Pell. Pell è quello di One Piece. Pill perché Ass fa cacare proprio. No stile. Sì, ragazzi, dai, l'inizio la spiegazione del finale, ragazzi, è una puttanata. A me è carbato tutto. Ma veramente vi è bastata la spiegazione del finale di Ass? Ma guarda che sono andato a vedere Long Legs, cioè c'è una roba molto simile, quindi preparati. Infatti gli americani si sono incazzati. Invece Nope per me è il suo capolavoro, è proprio fichissimo. Non l'ho visto, però mi è rimasto, sì, me l'ho segnata anche. Per me forse è meglio Get Out, però Nope mi è piaciuto di più perché è più in tema con quello che piace a me. Dai, diciamola così, perché... The Witch integra per me il genere horror, ma è bello. Un filmone in generale.
Bello. Nope è un film che riguarderei. Ultimamente non riguarderei niente, ma Nope me lo riguarderei. Ed è rarissimo che mi riguarda. Ecco, bravo. Io, per esempio, film horror li riguardo quasi mai. Quello che ho rivisto più di tutti in assoluto, anche a scene singole, perché io non riesco a capire come sia, come è possibile che un uomo possa aver girato una roba del genere, è Shining. Perché è veramente una roba. Bravo, pure quelli. Vabbè. Cioè, io non riesco a. Quello sono i classici miracoli, no? Cioè, Dio arriva, se esiste Dio, gli alieni, non so, il destino, arrivano, ti danno, ti dicono, guarda, adesso te rimarrai nella storia a fare qualcosa di inconcepibile per il resto dell'umanità. Vai e lo fai. E tra l'altro, c'è anche un documentario su tutta la produzione di Shining, che è incredibile, guardatelo, perché insomma è veramente bello. Danni, rapitolo questa conversazione. Bello. Io ho visto tre film. La casa di Jack, che da out, ma come cazzo insomma. Hai fatto a guardare la casa di Jack, la cosa più pesta che esista, oh, poi tranqui, c'è il bimbetto One Tap Out, mi fa paura. Cosa hai visto? Non ho capito. La casa di Jack. Sì. Guarda la locandina, se non ricordo male. L'unico film horror che ho visto al cinema in vita mia è stato Babadook. Non ho dormito per due settimane. È tosto. Con la luce accesa per due settimane in casa di mia mamma. È tosto Babadook. C'ha una, cioè una storia molto bella alla fine. Babadook. Così non è cattivo alla fine. Babadook. È bello. Cioè, c'è un morale, dai. È bello. C'è un buon messaggio. Non mi sono vissuto niente. Non ho buono. Paura che mi saltasse addosso qualcosa. Secondo me non è un thriller. Dicono 1408 non è neanche un horror e un thriller. Anche secondo me è molto bello, sul filo di essere un thriller. Non un tanto horror. Il bambino di Babadook per me è un fenomeno. Non so manco più se sta continuando a farci. Per me è sopravvalutato. È The Martyrs. Martyrs, no, che bello. Davvero. A me non è piaciuto. È io del genere puzzo horror, che è una novità che viene dal Canada. Non ho mai sentito questa cosa. Non è Canada. Mario, dai, vieni, torna. Ti prego. Non era il Canada, era Sud America. Io invece sono fanboy di Flanagan. Brasile, poi, Brasile. Brasile. Io sono fan di Flanagan, giusto, perché erano tutti mulatti. Un problema di disconnessione, Mario. No, Mario, tutto ok. Ho staccato la gamma perché certe volte non ne posso più. Hai anche fatto finta di bere dalla mug, tra l'altro, due volte. No, non è vero, c'è ancora del lì. Non c'è niente. Posso consigliare. Sembra la gamma, è veramente Taylor 11 là. Posso consigliarvi? Fa vedere il piappe. Una cosa un po' particolare, non so se l'avete mai visti, i corti su YouTube horror. Non sono un fan dei corti. C'è una produzione, si chiama Alter, che fa dei corti della Madonna, e in uno di questi ci ho beccato, non mi ricordo il nome, l'attore che ha fatto The Bear, il cugino di The Bear, come si chiama, Nanni, tu l'hai visto The Bear? Non mi ricordo l'attore. È un fenomeno. E lui sta in un corto su Alter di un horror molto stupido, però ci stanno certi che sono incredibili su YouTube. Io ve li consiglio, durano anche 6 minuti, 7. Paolino, ma non me ne raccordo, della fermata dell'autobus. Può essere uno della fermata dell'autobus? No, Paolo. No, non è della fermata dell'autobus. Amore, che ma non è possibile. Guarda, cervello, Twitch. Vabbè. Non te lo meriti. Sì, non te lo meriti, Paolo. Tu. Paolo, un minuto di Paolo. Guarda. Paolo. Questo è il momento in cui arriva e si fa. Mi abbraccia e dopo se ne va. Si deve dei coglioni. Un po' gay, Paolo. Sì. Anche perché non ha più le palle da un po', quindi. Mo c'è Trump, non si ricorda, attento. Forse. Brutto messaggio, Paolo. Brutto messaggio. Non si ricorda e quindi. Un po'. Paolino, ma che fa? Tu proprio cinema niente, non guardi niente. Io no, ma io se. Io devo ricordare robe. Io riguardo cose che ho già visto, ma 100 volte. Io penso di essere. Non sto scherzando. Una delle più grandi enciclopedie di Camera Caffè in Italia. Io mi ricordo i dialoghi al 100%. Tutti gli episodi di Camera Caffè. The Office, sono alla 18ª visione. The Office. Breaking Bad, Better Call Saul. Fine, ma voi ridete di nuovo alle cose? Sì, ogni volta. Sì. No, io l'ho provato a riguardare, l'ho amato la prima volta, però quando già, diciamo, secondo me ho una buona memoria, poi no, non funzionavano più gli sketch, la seconda volta. Io sto riguardando Boris. Quello e Grande Lebowski funzionano sempre. Bello, Boris. Vero. Grande Lebowski. C'è una cosa che mi fa ridere sempre ogni volta che lo vedo, ed è Phil di Modern Family. Io non riesco a rimanere serio. Io anche tra i Park Boys, cioè, ci sono delle cose che sono assurde. Ragazzi, ho inviato a uno di voi un messaggio al telefono, che è l'impostore. Potete anche non giocare, però se volete giocare, vabbè, volete votare, uno di voi è l'impostore, quindi avete visto sul telefono. Ok. Ho mandato un vocale sul gruppo della domanda. Come,
chi non è l'impostore cosa... Esatto. Ascoltiamoci un messaggio di Diego un attimo. Ah, allora. È una side quest, se volete si può giocare all'impostore. Ho capito. Uno, l'impostore lo sa, ho la conferma che lo sa, perché ho visto che lo sa. Sai okay. Questo. E poi cosa ci si deve fare? E ci si fa la musina? Dun, 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 dun. Se volete votare, se ne può eliminare uno ogni tot, se no continuiamo a parlare così. Boh, adesso hai fatto in base a cosa? Gas, è Dada, volete votare Dada? Votiamo Dada, dai. Ok, Dada è morto, non è l'impostore, si continua. Ah, proprio così, la votazione è un po' strana. Eh no, perché c'è la maggioranza, quindi ho già fatto votare. Deve essere veloce, no? No. Vabbè, che cazzo di gioco di merda, eh? Oh! Okay. Cos'è? Guarda in diretta chi? Cosa sta facendo? È Dada, sicuro. Ho paura di... Ma chi se ne frega? Vabbè, lo lascio. Te lo lascio, guarda, te lo lascio, perché c'è veramente... Ho 20 secondi. Stanno a sfalare la neve, stanno a liberare sto cane in colorato. Bello. Okay, ma dove l'hai trovato, poi? Dove l'hai trovato? In onda. Incredibile momento. Bello. Limone colorato, è bellissimo. Bello. Sono da 2 ore. Io voto Viking. Ma... No, okay. No, ma intanto è già morto, cosa lo vuoi fare? Ma come? Io voto Nanni. Va bene, vota Viking. Capito? Okay, cosa vuol dire? Un indizio. Non sono l'impostore, coglioni di merda. Sei morto, no. Rimanete in tre. Come volete, potete anche non giocare. Sono morto. Tu hai la conferma che l'ha letto. Sì. Allora Dario. No, che l'ha letto, no, si va a letto. Possibilmente quelli morti si mettono la X da. Allora è Dario. Perché Nanni non è entrato su Telegram da 30 minuti. Okay, vota Dario. Allora, votate Dario tutti e due? Comunque, Poli tryhard anche lì, cioè, guarda quando è entrato Solo perché l'ha fatto Mario, pila, che era l'impostore. Gli ho detto prima che era lui! Nessuno ha votato, Dario. Ma vaffanculo! Trollata. No, non ve... no, Nanni me l'ha smarfata nel volto. Beh, per forza. C'è la stazione meteo sul tetto. Guarda, sì. Oh, sta partendo la cosa di John Carpenter. Ma deve mangiare a 6.000 km di strada. Ma cercare il tornado, come in Twister. Non c'è nulla. Bello. E per forza, e per forza. Oh. Ma poi Colorado non c'era tipo le montagne. Aspetta, appunto, che aspettavate vincesse Trump. Anche più vicino del previsto per me. Quella cosa del cecchino è lui che fa All Might. È la cosa più potente. È stato un gran boost. Non penso sia stato All Might. È stato un boost quello, Mario. Lì l'ha smurfata veramente. L'ha smurfata nel puzzo. Come posa fisica. Sì. La ricetta del discorso finale, tra l'altro. Ecco, quindi te, Mario, mi stai dicendo che citare, diciamo, manga, anime può portare voti, cioè ripulisci l'immagine di qualcuno, no, un meme, un... Sono io che l'ho paragonato a All Might, ma lui non l'ha citato. No, ho visto tantissimi meme con quello, in realtà, non ero serio in questo. Perché, ragazzi, i meme, ma anche i fumetti, eccetera, la cultura pop... e la sottocultura di internet ripulisce l'immagine anche delle persone peggiori. Ma Trump ha fatto la live su Twitch con come si chiama, Ross. Diego, bravo. Ma anche la canzone The Eating the Dogs. Al discorso, anche quello ha funzionato. Il discorso che ha fatto quando ha vinto, ha ringraziato Eddie Ross. Vabbè, Elon Musk gli ha c'era pure XQC accanto. Gli ha fatto 30 minuti di elogio a Elon Musk. Poi ha il razzo, ha parlato Eddie del razzo tutto. E altra gente, insomma, per tutti gli aiuti che hanno dato. Siamo finiti. Ma perché li puoi favorire? No, una bambina. La Storm Chaser non vuol dire che c'è sempre la vanno a cacciare, non ti l'ultimo gesto poi non. Ma ragazzi, ma l'aspettate con ansia questa Squid Game 2? No, ansia no. Dai, vediamo se mi pagano ancora, poi ti dico la... Da vedere su... No. Te Mario non puoi dire. Io posso dirlo, te non lo puoi dire. No, io Mario. No. Mario. Ancora sbloccare. Mr. Prime. Una nuvola con i propri amici. Faccio pipì, ragazzi. Ma ci manca Mario, non lo fare. Io vado, ragazzi. Vi saluto. No. Ciao, ragazzi. Ciao, Poli. Ciao, belli. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.